Buon divertimento Hai ragazzi, hai visto? visto? Buon Chissà se si era divertimento. sentito, perché qua ci divertiamo anche con il nostro Mauro Baricca, impariamo divertendoci. Impariamo. Impariamo, io sto imparando delle cose di marketing che se non me le spiegavi tu, perché si dice tanto il marketing, cos'è questa parola anglosassone, però poi nello specifico bisogna conoscerlo e tu sei un vero maestro, un guru, posso Ma quale dire, un guru? Ma quale guru. guru? Bentornato allora al nostro Mauro Ciao. Baricca che ogni mese, no, ci viene a trovare e appunto a condividere con noi delle nozioni importanti. Mi hai portato due ospiti, niente po' di meno che da Napoli. Da Napoli Napoli è apposta. mille colori e stavo dicendo che proprio oggi ho letto, manco farlo apposta, non lo sapevo che me li portavi da Napoli, le previsioni del traffico, le info del traffico in zona Napoli, dove è segnalata pioggia, lo sapevate che piove a Napoli, mancanza di GPL in qualche stazione, ma salutiamo Napoli, dove posso dirlo che ho uno zio che ha giocato nel Napoli 10 anni, No. era il secondo portiere di Dino Zoff, Sergio Pacifico Kuman, parliamo degli anni 60, voi siete giovani. Loro sono dei calciatori, Pure eh? calciatori mi Ci siete. dilettiamo, ci dilettiamo. Vabbè, allora dopo in separata sede mi raccontate perché oggi parliamo di marketing e non di Ok. calcio. Allora, carissimo, intanto presento gli ospiti perché li ho salutati prima ma non ho condiviso i loro nomi con gli amici che ci seguono. Abbiamo in ordine di seduta Ivano Russo, direttore vendite società LiveNet Napoli. Dico LiveNet, è giusto? LiveNet. LiveNet Napoli, benvenuto Ivano. E Buongiorno. poi abbiamo Gabriele Granato, responsabile web marketing società 3D0 Napoli. Salve. Ma è vero che c'era già qui indicato, però non pensavo fossero proprio di Napoli. Secondo te perché lo scrivo? E perché? Vedi che non Hai bisogna mai dare nulla visto? per scontato. Ma Sarà perché? ancora il prosecchino di ieri bevuto a stomaco vuoto per festeggiare il nostro anniversario? Infatti io sono venuto apposta e ho portato loro perché loro compiono 15 anni di attività. Ma Sono dei ragazzini, ma complimenti! guardali. Ma vedi come siete intraprendenti, eh? Proprio 15 anni non sono mica pochi, io non è 15 anni che lavoro. Allora, caro Mauro, passo a te la parola perché fai un po' dal direttore d'orchestra della tua rubrica. Della mia rubrica. Oggi parliamo di come fare ad assumere il miglior direttore marketing del mondo. Anche lì, vedi, non Questa è è una mica cosa, questa è una semplice. cosa interessante perché le aziende non sanno come fare, uno si mette in selezione, va a ricercare, fa tutte le cose più incredibili, quando in realtà il direttore marketing migliore del mondo solitamente ce l'hai a portata di mano. Sempre le cose sotto il naso e magari non le vedi. Esatto. Lo sai chi è il direttore marketing migliore del mondo? Aspetta che non me l'ero preparata, questa è una domanda trabocchetto. È il nostro direttore marketing di TV7 di E Triveneta. questa è una bella marchettata che ti sei No, scusa, hai detto quello che è sotto il fatta. naso, scusa, e io quello conosco. In realtà sono i bambini. Ah, I vero, bambini da qui il titolo. sono i migliori direttori marketing del mondo, in assoluto. Però sai che non ci pensa mai nessuno, mi hai spiazzato, eh? Io c'avevo il titolo, però vedi ancora il prosecchino sotto gli Hai occhi. visto? I bambini, perché Mauro i bambini? I bambini sono i migliori direttori marketing del mondo perché hanno una serie di caratteristiche che li pongono come marketer. Marketer è un termine che significa chi si occupa di marketing. Bravo, traduciamo per chi non Esatto. parla inglese. Marketer di eccellenza. Perché i bambini hanno una serie di caratteristiche. Innanzitutto sono insistenti. È vero, devo dire che ci piacciono i bambini, però ogni tanto sono piccoli tafani. No, adesso tafani, no! Fortuna che ho detto che ci piacciono i bambini. Tafanina, cos'è Perché questo, cos'è quello, che colore è questo? Vabbè, li adoriamo, niente da dire. una delle cose che succede, chi si occupa di marketing è che dice: ma io ho fatto una campagna, ho fatto due promozioni, non mi risponde nessuno. Insisti. Un Fai un po' bambino il tafanino, insiste, un bambino insiste, quindi non molla mai. hai Poi un ragione. bambino ha un'altra caratteristica interessante. Fanno domande. Brava! Ah, hai Dammi un visto? 5! Fanno Lo domande! stavo dicendo prima, e cos'è questo? Sono dei filosofi, sai, dicono anche i bambini. Sono pieni di perché, di Brava, domande. la cosa bella è che i bambini non danno risposte, fanno Le fanno, domande. sono i veri È una filosofi. delle cose che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, per poter capire che cosa vuole il tuo mercato devi chiederglielo e quindi fai domande. Okay? Diciamo che sono tante le caratteristiche, ne vediamo un po', poi parliamo con i nostri ospiti. L'altra cosa per cui, prima di introdurre loro, perché mi interessa iniziare a introdurre loro, fanno una cosa in questo mondo triste, Parecchio. pochi fanno. I bambini rifiutano i limiti della realtà.
Cioè, per un bambino, sì, per un bambino niente è impossibile, no? Per cui un bambino gli dai due o tre scatole e le trasforma in un'astronave e ci crede. Sogna, sono sognatori. Esatto. E quindi io ho portato questi due ragazzi, li ho invitati. Poco più che bambini? Poco più che bambini, esatto. Proprio perché loro sono dei sognatori, sono i nostri partner loro, tra l'altro, ci seguono sul web, seguono diversi nostri clienti e hanno una partner di casa Imbastita Campus. E quindi io con grande piacere che li ho portati qui, perché ne ho parlato in trasmissione diverse volte e hanno una cosa, io gli ho detto: ragazzi, avete voglia di venire a fare un giro a Padova, a venire in trasmissione? E loro hanno detto: pronti. Da Napoli. Che bella link. Bravo, molto spesso noi, i nostri imprenditori, hanno paura a fare 5 chilometri, no? Pigri, davvero pigri. Stanchi. Esatto. Visto il pescatore? L'ho visto. Storia incredibile. Allora, conosciamo questi ragazzi così bravi intraprendenti. Ivano, dici qualcosa di te e della tua azienda. Beh, io sono il fondatore insieme al mio socio Valerio Granato, che a Napoli. Con cui, esatto, che adesso e lo è a Napoli. Con cui, insomma, nel 97. Ciao Valerio! Con cui nel 97 abbiamo avuto questa intuizione, cioè quella di investire il nostro tempo, le nostre idee nel web, che era appena agli esordi e che poi invece si è rivelato essere un vero e proprio boom in questo momento. Sì. Quindi in 15 anni abbiamo lavorato in questo settore, sono 15 anni che ci divertiamo con internet e pare che adesso, insomma, il mercato ci dia ragione. Quindi, no, ma infatti l'intuizione è stata veramente dorata, come si dice, eh? Non siete andati a parare su cose oggi non attuali. Esatto. Il web è il presente, è il futuro. Ma loro hanno incominciato 15 anni fa. Quindi hanno avuto la visione. Questa è la cosa interessante. Prima. Infatti un'altra caratteristica dei bambini è quella di non accettare un no come risposta, no? Per un bambino... Sì. Sono molto bambina, Mauro. Bravo. Questa è cicatricciosetta, allora, mi sa. La per donna cui, riccia. Per ogni riccio si scappa un capriccio, no? È no. Napoletano. Brava. Dicevo, no, per un bambino un no è un forse e un forse è un sì, no? Per cui io immagino quando loro hanno incominciato che nel mondo di internet non ci si mangiava, ok? Oggi è un bel business, no? E quindi loro hanno avuto questa lungimiranza, hanno coinvolto anche Gabriele nell'attività. Sì. E quindi... Anch'io lavoro per la LiveNet e in questo momento mi occupo dello spin-off della LiveNet, la 3D0. Ah, quindi è un suo spin-off, bene, siete sì, proprio praticamente. In sinergia. Che cos'è uno spin-off? Uno Bravo. Spin-off è un ramo di un settore internet, è una società che si occupa di un ramo specifico di un settore. Ecco che la LiveNet si occupa da sempre di internet a 360 gradi, lo spin-off è un soggetto che si occupa di una parte di internet, ovvero il web e la comunicazione digitale. E per tornare ai bambini, ecco che abbiamo capito, abbiamo pensato che vedere il mondo con gli occhi di un bambino, vedere il web con gli occhi di un bambino, può dare quel tocco in più, quel tocco di non ordinarietà, di straordinarietà, che può essere la chiave del successo. Ecco. Da qui 3D0. Il web 3.0, che è un'evoluzione del web 2.0, come lo chiamiamo, come lo conosciamo noi oggi. Che bello guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Hai visto il loro sito come è fatto? Capovolto, vedi? Capovolto, guardare... Perché i bambini guardano testa in giù, si mettono testa in giù. Un altro punto di vista. About, andiamo qui, io apro questo link, vediamo il tempo. Scendi un po' giù. Questo è il nostro staff. Guarda il loro staff. Ma dai, ma che carini! Giulia, Elisabetta, Andrea, Nadia, Giuseppe, Veronica e Daniele. Mamma, sono che bambini meravigliosi! Precoci! Sono così piccoli e lavorano, no? Immagino che siano le foto dei vostri. Sfruttamento del lavoro minorile. Sono dietro le si aprono, bravo, nuovi scenari e vi mando subito. No, è in commissariato. No, in realtà un'altra cosa importantissima, soprattutto nel marketing che c'è oggi, nel marketing del mercato sovraffollato, dove le aziende
fanno prodotti simili, hanno siti simili e differenziarsi, no? Questo è un sito notevole, loro fanno dei lavori notevoli, dove per notevole si intende degno di nota. Casa Imbastita Campus fa delle cose notevoli, ovviamente, però una delle caratteristiche importanti è quella di divertirsi. Ecco, sembra incredibile perché soprattutto quello che stiamo sentendo in giro di questi, in questi giorni è triste, isolante. Però è la capacità di riuscire a divertirsi, no? Un imprenditore deve avere questo entusiasmo, no? Quindi se non hai l'entusiasmo non vai da nessuna parte e il mercato questa cosa la percepisce, no? Certo che è durissima essere imprenditori oggi, per quello il marketing, bisogna sottolinearlo, no? Ti può far vivere anche il lavoro in un modo diverso. Il marketing ti può far vivere il lavoro in un modo diverso e gli strumenti che abbiamo oggi ci permettono magari di differenziarci. No? La cosa su cui io ci tengo a ribadire, che è quella per cui siamo qui oggi, è che si può fare marketing a costi sostenibili. Non è vero che servono determinati budget troppo importanti. Il problema qual è? Che devi avere un po' una visione diversa. Quindi devi uscire un pochino dagli schemi a cui siamo abituati, devi uscire dagli schemi della pubblicità, perché la pubblicità comunque è cambiata, il modo di comunicare è cambiato. Noi ci occupiamo di social media, quindi io adesso lunedì farò un corso su questa cosa proprio per spiegare. Dove? A Torino. Se tu sei una cellula che gira in tutta Italia, sì, è incredibile. Perché questa è l'altra cosa. Il tuo dinamismo. Ma più che altro, guarda, questa non è tanto, a parte che io mi diverto, no? Questo lo sai, però il punto importante è che tu devi andare dove c'è il tuo mercato, non puoi pensare che il mercato arrivi da te. Però il tuo mercato, sento che c'è il nord, al sud, al centro, cioè perché è un mercato trasversale. È un mercato trasversale, è un mercato che c'è dappertutto. Vedo su un video il corso nostro. Il web marketing, guarda, mito, paura e realtà. Esatto, che terremo lunedì 23. Però quello su cui a me preme confrontarmi con te e con i miei ospiti è che oggi il mercato è diventato veramente piccolo. Io ti faccio un esempio. Noi di Casa Imbastita a Campo siamo una decina di persone. Viviamo in 10 città diverse, tra il nord e il sud. Siamo in contatto giornaliero, grazie anche agli strumenti che ci danno i ragazzi di LiveNet e di 3.0, e abbiamo qua degli ospiti da Napoli, domani saremo a Torino, quindi devi muoverti, il mercato devi andarlo a trovare, il mercato. E infatti, magari gli facciamo una domanda come fai ad andare a trovare il mercato con gli strumenti che abbiamo oggi? Sì, il web ormai ci mette a disposizione tantissime opportunità ed è proprio questo il messaggio che noi vogliamo lanciare con 3.0, il web 3.0, l'evoluzione del web come lo conosciamo oggi. Mm-hmm. E vogliamo mettere al centro di questa nuova visione del web non tanto le tecnologie, gli strumenti tecnologici, il computer o internet, queste cose che sembrano difficili per tutti, ma vogliamo mettere al centro del web le persone. Quindi vogliamo dare gli strumenti e rendere fruibile il web alle persone. Più lo rendiamo fruibile e semplice, più il nostro mercato si amplia, possiamo raggiungere più persone e possiamo raggiungerle meglio. Ah sì, anche i pescatori che vivono 24 ore su 24 in barca. Ma hai visto che col computer comunica col mondo? E ha riscoperto anche il rapporto coi figli, li sente più adesso col web, prima che magari li vedeva sulla terraferma poche volte. E in effetti ci sono persone invece che continuano a pensare che internet sia una cosa di moda, no? O diabolica. Strana. La cosa su cui veramente noi vogliamo far riflettere le nostre persone, ne parlavamo con Gabriele, no? E con Ivano, c'era stato il tempo del web, il web preistorico, no? Quello che esisteva nella preistoria di internet, stiamo parlando di tantissimo tempo fa, circa 4 anni. Quella era ormai la preistoria. È già preistoria. Sì, erano quei siti statici, no? Dove c'era la foto di mio nonno pirata, sai, quello. Sì, sì, cioè, me li ricordo. Noi, la nostra azienda dal 1950. Cioè senza neanche un'immagine in movimento, esatto, tutto un foglio messo lì. Poi è venuto il web 2.0. Web 2.0 è quello che è nato nel momento in cui sono iniziati appunto l'era dei social media, no? Quindi la possibilità di dialogare con la rete, no? E chiaramente è cambiato il mondo da questo punto di vista. Adesso c'è qualcuno che non sa ancora che cos'è internet e mi continua a dire che internet è una moda. In realtà internet non è una moda, diciamo che magari certi social media sono una moda, Facebook potrebbe essere una moda in questo momento.
Però continuare a negare l'esistenza di questi strumenti, che sono in questo momento utilissimo, noi facciamo tantissimo business tramite i social media, vuol dire negare la possibilità di accedere al mercato. Tenete presente che il concetto importantissimo è che internet verrà sostituita quando arriverà qualcosa di tecnologicamente più avanzato, non si torna indietro. E quindi oggi non riesco esserci... a immaginarlo adesso, qualcosa di più avanzato, vero, di internet. Magari, però... magari i ragazzi dopo ce lo spiegano. La tecnologia supera sempre la nostra immaginazione. Brava, e infatti la cosa su cui dibattiamo con loro, ed era un altro dei motivi per cui li ho fatti venire qui, perché i bambini riescono a vedere il futuro, no? Riescono a immaginarselo, e allora hanno fatto questa società che si chiama 3.0, che vuol dire appunto 3.0, sì. Nessuno sa ancora che cos'è il 2.0 e loro sono già su internet 3.0, siete o sono dei pazzi scatenati o hanno qualcosa da raccontarci. Sono, no? Dei saggi, ma per me le due cose collimano. Sì. Che cos'è sto 3.0? Cerchiamo di immaginare appunto il web del futuro e attraverso gli strumenti attuali cerchiamo di costruire, sembra una visione un po' incredibile, ma cerchiamo di costruire il mondo del domani, cerchiamo di immaginare i bambini di oggi che hanno 5 anni, 6 anni, fra 15 anni, 20 anni, cosa faranno? Come utilizzeranno gli strumenti e quali strumenti utilizzeranno, perché poi se ci pensiamo saranno loro il mercato del futuro. Vero. Quindi tentare di immaginare, e se ci riusciamo, costruirlo noi, il loro mondo, innanzitutto ci diverte, ci piace pensare che il mondo è dei bambini ed è loro. E poi pensiamo che sia la chiave del successo, perché facciamo le cose con passione, con entusiasmo, proprio come fanno i bambini. Si vede, perché siete sorridenti, carichi, proprio vi piace il vostro lavoro, una passione. Abbiamo messo alla base anche di tutto un'etica, cioè il nostro obiettivo è anche quello di lavorare affinché il futuro sia basato su una società sostenibile. Quando abbiamo iniziato a mettere giù le idee per creare 3D0, uno dei concetti che tornava continuamente era la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna probabilmente di vivere meglio dei nostri genitori, sicuramente abbiamo la responsabilità e il dovere di fare in modo che i nostri figli siano meglio di noi, quindi anche in questo senso, cioè, su questo poi basiamo il nostro modo di lavorare, di comunicare, di essere 3D0. Esatto. Per un'etica del lavoro. Ma vero? Quanto è bello sentire una cosa così? No, guarda, mi conforta, perché davvero qui ascoltiamo notizie tristi, anche dentro questa trasmissione diamo voce a persone che soffrono, abbiamo sentito di imprenditori che non vedono la fine del tunnel, e almeno raccontare storie positive, no? Di persone che hanno prima di tutto il lavoro e lo amano profondamente, insomma, ci conforta. Diciamo che hanno il lavoro o se lo sono creati, perché in questo nuovo mondo in cui viviamo noi, guardate, adesso io mi prenderò qualche insulto probabilmente, in tempi di crisi c'è sempre qualcuno che si avvantaggia, l'importante è capire questo quali sì. sono le opportunità. Il mondo del lavoro è cambiato, il sistema è cambiato, riuscire a fare qualcosa di nuovo è importante, ci sono gli strumenti. Tieni presente che noi con questi ragazzi abbiamo iniziato a lavorare senza neanche conoscerci. Cioè, questa è la cosa interessante. Casa Imbastita Campus come missione ha quella di aiutare l'imprenditoria italiana, no? Ovviamente, che è una di quelle cose pesanti, importanti. Durissima, e noi crediamo moltissimo nella professionalità, nell'etica, come diceva giustamente Ivano, e nella capacità di creare relazioni. Internet ti permette di creare relazioni. Ecco, vorrei sfatare anche questa cosa che internet è virtuale, perché in realtà internet è virtuale, noi ci siamo conosciuti attraverso internet. Abbiamo iniziato a collaborare senza esserci mai visti, ma poi nel momento in cui tu inizi a scambiare informazioni ti viene voglia di incontrarti, e per cui siamo andati a mangiarci la pizza a Napoli. Bravo. Io e Demetrio. Ah, beh, fai, no? Quella, cioè, di Napoli, no? È famosissima, celebre in tutto il mondo. Quindi questo è vero, sai Mauro, quello che stai dicendo, cioè c'è questa virtualità attribuita alla rete, a internet, anche ai social network, in realtà può essere un'anticipazione di qualcosa di estremamente reale. Brava. Che altrimenti non potrebbe essere sempre vissuto. Bravissimo, no? L'esempio è proprio il corso che noi facciamo
lunedì 23 aprile, dove noi abbiamo usato tutta una serie di canali, no, di marketing tradizionale, perché ricordiamoci che il web marketing di cui parliamo lunedì non è una parte del marketing, non è il marketing, l'avevamo spiegata certo. questa cosa in una puntata precedente, e abbiamo utilizzato tutta una serie di canali, compreso internet. Lunedì abbiamo quasi il sold out, quindi questa è una cosa bella, di cioè, gente, tutto esaurito, praticamente tutto esaurito, di gente che è incredibile, che noi siamo a Torino e abbiamo gente che arriva da Padova, abbiamo gente che arriva da Milano, abbiamo gente che arriva da Bologna per fare questo corso, e più del 20% delle persone che si sono iscritte tramite i social media. No? Evviva i social media! Evviva la possibilità di comunicare. È questa la cosa importante. Troppo spesso io vedo persone che non hanno la capacità di riuscirsi a immaginare un futuro diverso e continuano a utilizzare gli stessi strumenti. Ma cos'è, Mauro, questo atteggiamento di preclusione, pigrizia, mancanza di conoscenza proprio degli strumenti? Secondo me è mancanza di conoscenza, mancanza di conoscenza, perché un'altra cosa importante, quando io parlo del marketing, dico sempre che il marketing è le azioni che noi vediamo, questa trasmissione è un effetto di un lavoro studiato a tavolino, perché il marketing vuol dire programmazione, vuol dire organizzazione, vuol dire statistiche. È una delle cose che io dico sempre ai miei amici imprenditori quando li ho in aula, è questa: come mai tu magari compri un controllo numerico, compri una fresatrice, compri uno strumento e fai i corsi, vai a farti la formazione, dedichi del tempo per fare questo, e quando è ora di parlare delle strategie della tua azienda, quindi parliamo della gestione del gruppo, parliamo del marketing, parliamo del controllo di gestione della finanza, queste cose non le fai, no? Cioè io quando tengo i corsi faccio sempre questa domanda: chi di voi, però spiego sempre che è una domanda retorica, non mi devono rispondere, quanti libri di marketing avete letto nell'ultimo anno? Quanti libri di miglioramento personale avete letto nell'ultimo anno? E la gente si spalma sotto le sedie, no? Perché il concetto è questo: in un mercato come questo, che è in continua evoluzione, cioè noi adesso stiamo iniziando a vivere il web 2.0 e c'è già il 3.0, no? Se tu non ti aggiorni, e quindi rimani indietro. Resti un dinosauro. Cosa io chiedevo ai nostri ragazzi, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, sì. che cosa suggerite a chi vuole mettersi sul mondo del web? Realizzare un progetto web significa innanzitutto scegliere di fare business online, cioè io vado, sono presente su internet con la mia azienda perché ho come obiettivo il fare business, non esserci solo per moda o esserci perché tutti gli altri ci sono non serve a nulla. Mettere su un progetto del web efficace significa avere un progetto realizzato con creatività, con una buona dose di design e un'alta professionalità tecnica. Questo mix condito col divertimento diventa un risultato vincente fondamentalmente, quindi non deve mancare nessun aspetto. Spesso e volentieri ci sono siti bellissimi che però non funzionano, o siti tecnologicamente avanzati ma poco usabili. Il giusto equilibrio è il segreto del successo, perché poi torniamo al concetto di fruibilità, e ottengo un ottimo risultato di fruibilità se ho mixato la competenza tecnica con la creatività. Chiarissimo, vedi, che sì, bravo. Si può aggiungere che per esempio quando un sito funziona non se ne accorge nessuno. Quando un sito non funziona se ne accorgono tutti. Chi ha provato ad acquistare un biglietto per le ferrovie Trenitalia, ecco che lì si rende conto di cosa vuol dire un web che non funziona tanto bene, purtroppo. Eufemismo. Ed è questo caso, l'obiettivo. Lo stai dicendo così a caso, ovviamente. Sì, per noi addetti ai lavori è l'esempio che portiamo sempre. Standard. Esattamente. Quindi un web che funziona, un web utile, e questo è il web che vogliamo costruire, un web realmente efficace. E quindi anche accessibile, no? Accessibile e usabile. Anche per i pigroni che ancora non si vogliono mettere in testa che senza il web, senza la rete, senza internet, oggi è dura. Sì, guarda, io ti dico ancora un'ultima cosa, che è una cosa che i bambini fanno, no? I bambini parlano fino a che non sono certi di essere stati capiti.
E questa è una delle cose che noi insistiamo a fare e vogliamo essere certi di essere stati capiti. Il fare il web è un lavoro, fare marketing è un lavoro, non è una moda, e quindi vuol dire che ti devi organizzare, ti devi progettare il tuo futuro, devi mettere giù dei numeri, devi affidarti a dei professionisti, perché il fai da te ormai non va, funziona, bene mai. Non funziona. Chiaramente mi faccio la mia marchettata, Casa Imbastita Campus fa proprio funziona. Questo, funziona. ci sono testimonianze, tu hai visto i testimonial che io ti ho portato in queste puntate, quindi... Sì, ricordo una carrellata davvero di bravissimi imprenditori motivati, con la voglia di migliorarsi, esatto. Per quello si viene poi a fare corsi. No? E quindi diamo proprio il messaggio finale, perché siamo in chiusura, vedo. Sì, un minutino, no? poco meno. Possiamo prenderci, ho ancora 520 slide da farvi vedere. Ma veramente? Allora no, subito una dietro l'altra, non avevo visto. Il messaggio finale è con noi o senza di noi, ma con noi è meglio, ovviamente. Chiaro. Formati per determinare il tuo futuro. Ecco, è giusto tirare l'acqua al proprio mulino, perché? Perché si sa che ci sono le competenze, tu stai parlando con la coscienza più che a posto. Brava, in questo caso sì. L'etica del lavoro anche in questo caso, ecco, vediamo ancora in chiusura la home page della Casa Imbastita Campus, che è questa realtà, che è il tuo fiore all'occhiello, vedo che hai anche la cravatta con i fiorellini. Hai visto? Sono molto anche, carina. Sono anche dimagrito di 1,5 grammi. Ti vedo poi in pandan con il nostro sfondo, sei dimagrito girando da una parte all'altra. Hai visto? Però so che degusti molto, degusto parte. Tantissimo, degustibus, no? Bella la battutina. Carina, meno male che è finita la trasmissione. Ma perché io adoro degustare. Okay. Magari un giorno ce ne andiamo anche a pranzo. Va bene. Da queste parti. Buon gustare. Mi faccio da cicerona. Okay. E poi tornerò a Napoli, dove sono stata da ragazzina. Abbiamo solo più una puntata, lo sai? Devo restare per quello che ho detto. Via. Come, solo un'altra? Va bene, allora dopo mi dirai. Amici, salutiamo e ringraziamo davvero Mauro Baricca, formatore e imprenditore, per le sue pillole di marketing e anche di saggezza, aggiungerei. Ringraziamo Ivano Russo, direttore vendite e società LiveNet di Napoli, Gabriele Granato, responsabile web marketing società 3D0 Napoli. Grazie davvero, salutatemi U Vesuvio. Bene. E ci vediamo prestissimo, spero. Amici, vi ricordo gli appuntamenti: 12:40 TV7 con voi, con la nostra Elena Cognito, 20:15 Coni Veneto con Dario Bolognesi e Alessandra Loro, 22:40 Mani Fuori la Pallavolo con Massimo Salmaso, ma se non ricordo male alle 20:15 c'è anche Comuni al Voto. Se non ricordo male, ci stiamo dedicando alle elezioni amministrative. Un bacione, a domani dalle 7 alle 10 ci sarà anche il nostro Emiliano. Baci. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci.